Signore e signori, buonasera, bentornati al Palasport di Parona, pronti per la settima giornata del pool silver di C-Gold. Questa sera l'Expo Inos affronta la Virtus Cerminate, formazione che segue 14 punti, Mortaresi in primi con 18 punti in classifica. Vediamo i quintetti in campo. Mortara è in campo con Monacelli, Basani, Invernizzi, Garcia e Muzio. Dall'altra parte ci sono Scuratti, Tremolada, Grampa, Broggi e Verga, pronti per la palla 2. Anticipo di Pasqua di questo turno di campionato, poi Mortara la settimana prossima sarà impegnata sabato sera sul campo di San Sebasket, Cremona. Saltano Scuratti, Garcia, la prima palla di Mortara, palla in mani di Basani, fronteggiato da Verga, arriva il blocco di Garcia, passano entrambi, nuovo blocco, blocco ancora, si mette dietro, si nasconde dietro, spara la bomba, non sfiora neanche il ferro, brutta scelta iniziale, comunque Zanellati dà l'ok, la rimessa di Grampa per Verga da questi a Broggi, e Broggi che si incarica di studiare il gioco, su dice Basani in marcatura mentre sale per ricevere Tremolada, Tremolada va da Grampa, Grampa ancora per Tremolada e si alza anche egli da tre punti, storti anche il suo tiro, il ferro manda la palla direttamente in tribuna, quindi nulla di fatto dopo queste due azioni, si incarica della rimessa Muzio, la pressione di Verga tutto campo su Monacelli, la palla va verso Basani, fronteggiato da Grampa, Grampa ex Busto Arsizio, palla nelle mani di Muzio, c'è l'uscita profonda di Garcia, stavolta inversione, il blocco è per Garcia, il blocco era di sbaglia poi Muzio recupera il rimbalzo, fa una cosa abbastanza complicata, tira da tre punti, poi Invernizzi il tiro è corto, il rimbalzo è suo, la palla è per Basani, finta il tiro da tre, ancora può ricostruire, aveva sbagliato Garcia, aveva sbagliato Muzio, poi 7 secondi per l'azione offensiva di Mortara, Grampa abbassa le braccia, commette fallo e regala nuovo possesso per Mortara, primo fallo di Grampa, primo fallo di squadra, Cospinelli ha subito qualcosa da dire ai suoi giocatori sulla difesa, altri 14 secondi per l'azione offensiva di Mortara, da Basani a Muzio, da questi Garcia, sale per ricevere Monacelli, Monacelli fronteggiato da Verga, prova a batterlo, lo batte sul primo palleggio, poi però da dietro gli sporcano il pallone, la palla un po' di rimpalli, la palla poi è recuperata da Monacelli e i primi punti sono di Invernizzi, un po' di pasticci, poi Invernizzi per Monacelli, primo punto, palla per la riapertura per Verga da tre punti, a segno da tre punti il numero 13, 2 Mortara, 3 Cerminate, 8 minuti e 25 secondi alla fine del primo quarto, palla nelle mani di Basani, da questi a Garcia, Garcia gioca ancora con Basani che va appoggiato sul ferro, il ferro non l'aiuta, palla nelle mani di Grampa che fa correre Broggi, la palla è ancora per Grampa, batte sulla linea di fondo all'uscita, lo scarico ancora per Verga, altro tiro da tre punti, stavolta non va, rimbalzo c'è solo Invernizzi, palla nelle mani di Basani, un po' di confusione in questi primi minuti, Basani fronteggiato da Scuratti, torna indietro, va da Invernizzi, si alza da tre punti, a segno il capitano. 5 Mortara, 3 Cerminate, 7 minuti e 48 alla fine del quarto, Grampa va in penetrazione, lo accompagna Invernizzi, il fallo di Invernizzi che si accusa puntualmente del fallo, due liberi per Matteo Grampa, primo fallo anche per Mortara in questa frazione di gioco, due liberi per il numero 3, non va il primo libero di Grampa, ancora un tiro libero per lui, non va neanche il secondo, rimbalzo però è di Garcia, si è letteralmente addormentato sul pallone, Scuratti l'ha preso, ne ha fatto suo, 5 Mortara, 5 Garcia prova a rifarsi, poi apre per Basani che tiene in campo il pallone, si alza da tre punti Basani, non va il suo tiro, tocca Muzio ma la palla è nelle mani di Tremolada che lancia un missile per Verga, nulla di fatto, palla persa in attacco da Cerminate, si scusa Tremolada con il compagno, mani abbastanza fredde e pasticcio, diciamo Garcia si è letteralmente addormentato, la palla è passata avanti, Scuratti ha approfittato del gentile omaggio del Mortarese,
palla nelle mani di Invernizzi, sale per ricevere Basani, fangiato da Grampa, si apre Muzio molto lontano da canestro, lì non è pericoloso il numero 17 Montarese, Basani va a sfidare la difesa, poi riapre. Poi una gran giocata di Basani che sfrutta anche il corpo della difesa, soprattutto di Scurati come leva, poi va a appoggiare due punti. 7 Mortara, 5 Ciarminate, palla nelle mani di Verga. Forgiano Monicelli, da questa tremolada vorrebbe Grampa che non può ricevere, Franco Bollato da Invernizzi, tenta l'anticipo su un po' di confusione, poi sulla giocata dell'attacco, la palla è per Basani, da questi Monacelli che si alza da tre punti e va a segno Monacelli. La giocata 2 dei due esterni, 10 Mortara, 5 Ciarminate, 6 minuti e 24 secondi alla fine del quarto, palla per Verga, Verga rimane, la riapertura è ancora per Grampa, Grampa spalla canestro per Scurati, Scurati si appoggia al tabellone e assegna altri due punti, palla nelle mani di Monacelli per la Monacelli passa in questo momento a metà campo, scambia ancora con Garcia, aspetta Garcia, fronteggiato da tremolada, va a spalla canestro Monacelli, il tiro è morbido ma il ferro non lo rifiuta, sul rimbalzo la palla finisce nelle mani di Broge, corre velocemente, va da Grampa che non ha un gran controllo, Monacelli fa tempo a recuperare, lo scarico per tremolada che finta il tiro, rimane sulla finta Invernizzi, secondo fallo per Invernizzi. Fallo il numero 9, secondo fallo di Invernizzi, secondo fallo di squadra per Mortara, rimessi in attacco davanti, 15 secondi per l'azione offensiva, se ne incarica Broggi, si apre per ricevere, vorrebbe Grampa che taglia per l'apertura per Scurati che tira dai 5 metri, il tiro è corto, il rimbalzo c'è solo Garcia, palla nelle mani di Basani, riparte l'azione offensiva di Mortara, passa a metà campo il player argentino fronteggiato da Broggi, Broggi abbassa un po' le braccia, cerca la giocata volante Garcia, però, per Garcia che non controlla, palla persa in attacco del Mortara, si riprenderà con la rimessa da fondo campo, un po' di pasticci in questo primo quarto da ambo le parti, un po' di frenesia, rimessa nelle mani di Grampa fronteggiato da Invernizzi, passa a metà campo, sale per ricevere Verga, su dove c'è Monacelli, la riapertura è per tremolada, tremolada va da Scurati, spalla canestro contro Muzio, non va il tiro di Scurati, rimbalzo di Garcia, palla in mano di Monacelli che passa a metà campo aiutandosi anche col blocco di Muzio, poi la riapertura un po' alla cieca, Muzio dai 5 metri, il tiro è storto, lotta Garcia ma non ha posizione con Verga, un po' di confusione, poi la palla finisce nelle mani di Grampa che scarica per Broggi che finta il tiro da 3 punti, rientra su lui Garcia ma non fa tempo e Broggi affonda la retina. 10 Mortara, 10 Ciarminate, poi lancio profondo dell'attacco, Garcia va a appoggiare due punti, 12 Mortara, 10 Ciarminate, 4 minuti e 33 secondi alla fine del quarto, palla per Tremolada, anche lui da 3 punti, qui la difesa però si è fermata, un po' molle la difesa di Mortara in questo primo quarto, palla in mano di Invernizzi, da questi a Basani, si apre per ricevere Monacelli fronteggiato da Verga, la riapertura per Muzio, ancora Monacelli, infrazione di passo di Monacelli che, e quindi palla persa in attacco da Mortara, arbitro di chiamo Monacelli è un pozzo di scienza per guardare l'arbitro Coffetti, comunque rimessa in attacco davanti alla panchina di Cozzanati per la formazione ospita, palla per Broggi che fa ripartire l'azione offensiva di Ciarminate fronteggiato da Basani a tutto campo, passa la metà campo Broggi, arriva il blocco di Grampa, si scambiano i due, rischia di perdere la palla, poi si ingamera, rimane a terra colpito al volto involontariamente Grampa, viene fermato il gioco. Addio. 12 secondi per l'azione offensiva della formazione ospite, si provvede ad asciugare il parquet dove è andato per terra Grampa, 12 secondi per l'azione offensiva di Ciarminate, pronti per ricominciare dal tavolo l'ok con la coppia arbitrale, la rimessa dello stesso Grampa, si apre, riceve Tremolada, scambiano i due, Grampa prende la palla sul naso stavolta, sempre Invernizzi con lui,
lo batte in, sul primo palleggio. Invernizzi ha già speso due falli, deve lasciarlo passare. 12 Mortara, 15 Cerminate, 3 minuti e 42 secondi alla fine di questo primo quarto. Pronto sulla sedia di cambio Mattia Sacchi, palla nelle mani di Basani, arriva il blocco di Garcia, passa Basani, vorrebbe giocare con il lungo argentino fronteggiato da Grampa. Non ha un buon tiro Garcia, ma a rimbalzo arriva Muzio, recupera il pallone. 14 Mortara, esce Invernizzi, entra nella partita Sacchi. 14 Mortara, 15 Cerminate, 3 minuti e 23 secondi alla fine di questo primo quarto. Danno il posizionamento anche a livello difensivo. Sembra Basani la persona in carica. La rimessa di Verga, la palla è per Grampa, su lui in marcatura è andato Basani. Mentre Sacchi si incarica della marcatura di Broggi. Arriva il blocco di Tremolade, anche quello di Scurati. Passano tutti, interrompe il palleggio Grampa, lo aiuta Scurati. Ancora la linea di fondo di Grampa, la riapertura per il tiro a tre punti che non va. L'ultimo tocco di Muzio che non controlla, il tiro era di Tremolada. E quindi altri 14 secondi per l'azione offensiva della formazione ospite. Basani ha qualcosa da dire probabilmente sul... Comunque rimesso da fondo campo, se ne incarica Broggi. Si apre per la rimessa, arriva Grampa, c'è la serie di blocchi, l'uscita ancora di Broggi, arriva il blocco di Tremolada, sempre Sacchi con Broggi, arriva Scurati e adesso Sacchi commette fallo, poi subisce un colpo al ginocchio, passando sul blocco. E si è azzerato il cronometro di 14, è suonato. Ha preso una ginocchiata, sembra tutto ok. Primo fallo anche di Sacchi. Pronto cambio, entra Andrea Facchi perché Sacchi è leggermente claudicante. Ha nuovamente cambiato il marcatore. La rimessa è di Grampa, la palla per Tremolada, ancora Grampa progettato da Basani, prova a batterlo, si spazia, il tiro da tre punti di Grampa, non va, il rimbalzo lungo è di Andrea Facchi appena entrato in campo. La palla è per Monacelli. Passa a metà campo il play mortarese, arriva il blocco di Garcia, rimane Tremolada con Monacelli, poi Broggi spende un fallo trattenendo Garcia da dietro. Rimessa da fondo campo per Mortara, vediamo chi effettua la rimessa, se ne incarica Andrea Facchi, si apre per ricevere Monacelli, la palla è proprio per lui, un po' rischiosa ma controlla il play umbro, arriva il blocco di Muzio, si alza dai 5 metri e va a segno Monacelli. 16 Mortara, 15 Cerminante, 2 minuti e 15 secondi alla fine del primo quarto, palla nelle mani di Tremolada, sale per ricevere la palla, non la riceve Verga, la riceve successivamente in un secondo tempo, ancora Tremolada fronteggiato da Garcia, lo scarico per Broggi che finta il tiro da 7 metri. Poi tira una tabellata terrificante, non si è ben capito cosa volesse fare. Rimbalzo di Garcia, palla in mani di Basani, aspetta il compagno, va in penetrazione, si svita, tira su un piede solo, il tiro è cortissimo. Brutta scelta di Basani, palla nelle mani di... Lo scarico per Verga che va in penetrazione, non trova il fondo della retina, Basani oppone il corpo, poi rimbalzo di Garcia, palla alle mani di Monacelli, pronto un cambio, pronto ad entrare nella partita anche Pellizzoni. Vediamo Sacchi, intanto sta facendo stretching per capire se la botta è fastidiosa. Monacelli va in, poi scarica fuori per Basani, da questi a Garcia che scarica letteralmente sul piede di Muzio, poi il tiretto a me, palla del ferro, rimbalzo di Broggi. Lo scarico per Tremolada che tiro in assoluto disequilibrio di Tremolada, tabellone però lo premio. 16 Mortara, 17 Cerminate, 50 secondi alla fine di questo un quarto, palla nelle mani di Muzio, ancora la palla per Monacelli, sale Basani per ricevere, la palla per Garcia che va in mezzo all'area, se la fa scippare letteralmente, sembra corre Verga e Verga trova anche il fondo della retina. Bruttissima giocata di Mortara con Garcia che sembra completamente fuori partita, un'altra persona rispetto a quello di sabato scorso.
palla nelle mani di Monacelli, si aggancia su di lui Broggi, secondo fallo di lui. Secondo fallo di Broggi, terzo fallo di squadra, 14, 16 secondi per l'azione, pronto un cambio, entra con il numero 6 Luca Caroli, esce Broggi che ha qualcosa da dire per la seconda trattenuta, la rimessa si incarica Andrea Facchi. 16 Mortara, 19 Cermenate, Mortara non può andare fino a termine, arriva anche la partita Lonati, viene richiamato in panchina Garcia ed esordisce una partita Lonati. Garcia sembra altro cambio ancora. Entra anche Alessandro Caroli, esce Termolada. Ne manca una mezz'oretta. Si può finalmente riprendere a giocare, 16 secondi per l'azione offensiva di Mortara, nessuno della squadra al momento ha ancora speso il bonus. Palla nelle mani di Monacelli, arriva il blocco di Muzio. La palla ancora per Muzio che tira da 5 metri, il tiro è storto, il rimbalzo è nelle mani di Cerminati che può andare fino al termine. Grampa tiene la contropallina, arriva il blocco di Scuratti. Rimane Muzio con Grampa. Viene dato fallo di Muzio. Due liberi per Grampa. Un secondo e 6 centesimi alla fine di questo primo quarto. Piuttosto brutto a livello tecnico. Muzio ha qualcosa da dire, ma secondo l'arbitro ci sarebbe stato un colpo col fianco. Due liberi per Grampa. Ha segno il primo libero di Grampa. Ha segnato anche il secondo libero. Non c'è nulla di fatto. Finisce il quarto, 16 Mortara, 21 Cermenate che ha avuto un buon finale di quarto. Mortara da parte sua ha avuto una buona parte centrale, poi si è un attimo spenta, soprattutto ha avuto molto poco dai due esterni e dai due argentini. Vediamo se cosa cambierà dopo il primo intervallo. Pronti a tornare in campo per questo secondo quarto, 16 Mortara, 21 Cermenate. Mortara è in campo con Monacelli, Basani, Muzio, Andrea Facchi e Lonati. Dall'altra parte ci sono Luca Caroli, Grampa, Pellizzoni, Scuratti e Tremolada che è tornato in campo. Primo attacco per possesso tornato alla formazione ospite, la palla nelle mani di Caroli, da questi a Tremolada. Tremolada va a succare spalla canestro per Scuratti, poi la riapertura per il tiro a tre punti, piedi per terra di Grampa. Nessuno ha dato qualcosa da dire. 16 Mortara, 24 Cermenate che ha avuto un buon avvio in questo. Mortara invece diciamo, ha avuto un brutto approccio a questa partita. Palla ancora per Monacelli, la palla è per Muzio, Muzio va a giocare spalla canestro, poi deve tirare in emergenza, non va il tocco, no, erroraccio dell'arbitro, assolutamente, questo purtroppo mi spiace, un erroraccio dell'arbitro. Cambio per Mortara, esce Muzio, torna Garcia, esce anche Scuratti ed esordisce nella partita Agostino Romei Longhena. L'ultimo tocco è nettissimo del giocatore con la mano e poi è arrivato l'altro arbitro, quindi cambio di decisione arbitrale, giustamente si è scusato l'arbitro, ma oggettivamente era palese, ha saltato da solo il Tremolada, aveva toccato il pallone, quindi si incarica della rimessa Andrea Facchi. Chiarimento tra l'arbitro e il tavolo. 14 secondi per l'azione offensiva di Mortara, Andrea Facchi si incaricherà di effettuare la rimessa. La palla è nelle mani di Monacelli che finta il tiro a tre è fronteggiato da Caroli, poi rimane Tremolada con lui, vorrebbe giocare sfruttando il match, è Garcia che va a giocare contro Caroli. Garcia scarica nell'angolo per Andrea Facchi, il suo tiro a due punti non va, lotta Lonati e trova il fondo della retina, trova anche il fallo, canestro. Lonati lotta molto bene al rimbalzo, canestro valido, fallo del numero, no, onestamente sembra abbia fissato fallo del numero 6, perché oggettivamente non si è capita la sentenza, sembrava Tremolada a rimbalzo con Lonati, ma tant'è. Comunque non va il suo tiro. Palla nelle mani Monacelli che la recupera, va da Andrea Facchi che trova il fondo della rete.
sul recupero di Monacelli, palla nelle mani di Grampa, fronteggiato da Basani, arriva il blocco Tremolada, passa anche su quello di Romeo Longhena, la palla è per Tremolada fronteggiato da Leonati, lo sposta, Romeo Longhena ha un palleggio, poi però interrompe il palleggio, lo scarico nella linea di fondo, è passato in mezzo, Garcia prova, non va Romeo Longhena, l'ultimo tocco è degli argentini mortaresi, un po' di pasticci da una parte e dall'altra, pronto il cambio, esordisce Broggi, torna Broggi, va in panchina Caroli, ancora 14 secondi di operazione offensiva, un po' più di attenzione servirebbe a Mortara nella fase difensiva, perché questo è il secondo rimbalzo che si fa scappare dalle mani, tant'è, la rimessa di Caroli, la palla è per Grampa che si alza subito da tre punti e va ancora a segno, certo se viene lasciato tirare libero Grampa diventa complicato, perché è un giocatore dalle doti balistiche non indifferenti. Palla in mano di Andrea Facchi, da questi a Basani, arriva il blocco di Garcia, passa Basani che si spazia anche lì da tre punti, il tiro non va, tocca per ultimo Grampa, l'arbitro dice che l'ultimo tocco è del numero 3 ospite, c'era lotta con Basani che per adesso non riesce a sbloccarsi da lontano, quindi rimessa in gioco Mortara che sta un po' incaponendo nel gioco. Ancora la rimessa di Facchi, arriva Monacelli che non va in penetrazione contro Broggi, tocca e poi perde palla che deve un contrasto valloso, brutta palla persa in attacco da Mortara, da Monacelli che si è palleggiato fuori. 20 Mortara, 27 Serminato, 8 minuti di tondi tondi a finire questo secondo quarto, la palla nelle mani di Grampa che è caldissimo in questa fase a cavallo tra il primo e il secondo quarto, la palla è ancora per Grampa, arriva Romeo Longhena, lo scarico per Tremolada da tre punti, a segno anche Tremolada, il tiro da tre punti sta decisamente rendendo giustizia alla formazione ospite, mentre Mortara fa molta fatica a bucare da lontano, palla nelle mani di Garcia, spalle a canestro, scivola qui Garcia, poi recupera, sbaglia due volte, la palla finisce nelle mani di Monacelli che subisce il fallo in recupero, quindi andrà in lunetta con due tiri, non ha trovato il fondo della retina, fallo del numero 20 Romeo Longhena, due liberi per Monacelli, cambio, esce Basani, torna Sacchi che sembra aver recuperato dal colpo al ginocchio del primo quarto, primo fallo Romeo Longhena, secondo fallo di squadra per l'azione ospite. Due liberi per Monacelli. A segno il primo. Viene fatto riposizionare il giocatore in difesa che aveva il piede nell'area di competenza del giocatore d'attacco. A segno il secondo. 22 Mortara. 30 Cerminate, 7 minuti e 23 secondi alla fine del quarto, Broggi in marcatura di Monacelli, voleva Grampa, trova invece Tremolada, passa Broggi, poi spazia, si alza da 3 punti e va a segno anche Broggi. 22 Mortara, 33 Cerminate, sta tirando in percentuale mostruose, erroraccio di Mattia Sacchi che scarica per Tremolada che va a schiacciare e Zanellati deve necessariamente ricorrere al time out. 22 Mortara, 35 Cerminate, 6 minuti e 58 secondi alla fine di questo secondo quarto, alquanto disastroso per la formazione mortarese che ha sbagliato diverse cose e sta subendo delle percentuali mostruose della formazione ospite al tiro da 3 punti. Si torna in campo dopo il time out chiamato con Zanellati che ha cercato di scuotere un po' i suoi ragazzi che sono
molli in difesa, perché 35 punti in 13 minuti sono davvero tanti per una squadra come Mortara in casa soprattutto, e in attacco concludono la fatica e pasticciando parecchio, l'ultima palla persa è sanguinosa. Si incarica della rimessa dal fondo campo Andrea Facchi, pressione tutto campo della formazione ospite, arrivano in due a pressare, arriva allora Leonati ad aiutare, a fare, poi arriva a Sacchi che fa ripartire l'azione offensiva immortale, usata da Broggi, perdona, da De Lampa, e Broggi invece su Monacelli che va in penetrazione, scarica per Leonati che sbaglia, però trova un altro fallo, secondo fallo di Romeo Longhena. Certo, Leonati poteva essere un pochino più cattivo nel caso e trovare anche il fondo della retina, comunque tant'è, due liberi, secondo fallo di Romeo Longhena, terzo fallo di squadra per la formazione ospite, due liberi per Davide Leonati. Assegno il primo libero di Leonati. Ancora un tiro libero per Leonati. Assegno anche il secondo. 24 Mortara, 35 Cerminati. Palla nelle mani di Broggi. Sale per ricevere Grampa che va fino in fondo, poi scarica per nessuno. Qui è Grampa rimasto in mezzo tra i fermatelli, si scusa con i compagni, cambio, entra nella torna in partita anche Giovanni Romeo Longhena, esce Grampa. Pressione a tutto campo, si incarica Facchi, va da Monicelli, fa ripartire l'azione offensiva di Mortara. Broggi lo aspetta alla metà della posizione di campo, sale per ricevere Leonati, vorrebbe andare a Facchi, arriva Garcia molto lontano al canestro. Lascia la palla ancora a Monacelli, Monacelli batte il compagno, poi scarica per Leonati dai 5 metri. Il tiro lungo, Monacelli è il più lesto a rimbalzo, perché il rimbalzo lo premia ancora Monacelli con il pallone. Non riesce a giocare a due con Leonati, dovrà giocare ancora con Sacchi, che poi scarica nei piedi di qualcuno. Non va il tiro, Mortara butta via un'occasione, ha perso l'ennesima occasione offensiva. Tanti pasticci stasera per la formazione, infatti Zenati non è per niente contento, non si capisce come la squadra stia pasticciando così tanto. Palla persa, palla nelle mani di Broggi, cominciato da Monacelli che passa a metà campo in questo momento, la palla è per Pellizzoni, ancora i due, scambio di due, ancora Pellizzoni, finta la va, arriva Giovanni Romeo Longhena, blocco di Agostino Romeo Longhena, passa anche Andrea Facchi, la palla è per Pellizzoni, ancora un blocco di Romeo Longhena, tiro da due. Da due punti clamorosa, qui altro erroraccio dell'arbitro, aveva un piede dentro. Erroraccio dell'arbitro, perché oggettivamente altra palla persa, poi Sacchi la recupera, la perde, rimbalza e palla a due. Erroraccio dell'arbitro, perché il tiro di Pellizzoni era aveva un piede dentamente dentro alla linea dei tre punti, tant'è l'arbitro ha dato il tiro dei punti ed era un metro. Brutta scelta arbitrale, altra palla, 12 secondi per l'azione di forza immortale, esce, torna Basani, è uscito Andrea Facchi, sta cercando di squadrare un po' i suoi giocatori. La rimessa ancora nelle mani di Monacelli, sale per ricevere Basani che tira subito da tre punti, va a contrasto con l'avversario, per gli arbitri tutto buono, si può giocare sul recupero, la palla nelle mani di Broggi, Mortara è decisamente fuori fase stasera, palla nelle mani di Tremolada, blocco di Longhena. Tremolani interrompe, arriva Pellizzoni, su lui rimane Garcia, stavolta il tiro è nettamente da tre punti, stavolta è completamente storto. Palla nelle mani di Basani, l'apertura per Monacelli che finta il tiro va a giocare a due, ci mette un piede Broggi e recupera. Addirittura l'arbitro deve dire che se la prossima volta alza la gamba è antisportivo per il giocatore mortarese, ma oggettivamente mi è sembrata una scelta. Mi sembra una scelta quantomeno discutibile. Ci sta l'eventualmente la simulazione. Non... Data UFA. Fine di questo secondo quarto in time out chiamato.
Si torna in campo dal time out chiamato da Coach Spinelli. Si riprende con la rimessa dal fondo campo, 18 secondi per l'azione offensiva di Mortara. Si prende con la rimessa di Sacchi da fondo campo, si apre per ricevere Monacelli che va subito al tiro, è cortissimo, chiedeva un fallo, gli arbitri fanno giocare, però stanno un po' incaponendo i mortaresi stasera. Palla nelle mani di Brogi, su lui in marcatura c'è Basani che prova a cacciargli il pallone. Non va a segno, trova il fallo di Basani, un po' in ritardo la chiamata arbitrale, poi Basani va a scusarsi. Due liberi per Brogi. Due liberi per Brogi, primo fallo di Basani, primo fallo di squadra per Mortara in questo quarto. Due liberi per il giocatore con la maglia numero 5. Mortara sta veramente in difficoltà. La più brutta prestazione, sembra tanto una prestazione mortarese lontano da casa, cioè in casa Mortara non ha mai avuto prestazioni simili, neanche nelle sconfitte con Busto e con Milano Trader nella stagione regolare, partite più o meno combattute. Stasera veramente ci sta capendo poco o nulla la squadra gialloblu di casa, perché gialloblu sono anche gli occhi. 24 Mortara, 40 Cerminate, 4 minuti e 31 secondi alla fine di questo secondo quarto. Esce Brogi, torna in campo anche Grampa, la palla è nelle mani di Sacchi, franciato da Penizzone, arriva il blocco di Garcia, rimane Tremolada con lui, vorrebbe Basani, interrompe, arriva Lonati, ancora Sacchi, scambiano i due, la palla è per Garcia, spalla canestro, altra palla persa delle terre da Mortara, Grampa dai 5 metri, va a segno, sta diventando un massacro questa partita. Mortara veramente non c'è, Zanatti chiama un altro time out. Ennesima palla persa in maniera disastrosa, non si capisce cosa stia succedendo alla formazione. Si è sentito fino qua. Quindi taglio tecnico a Pasqua. Fallo tecnico a Tremolada per un'espressione blasfema durante il time out, quindi triplerà col tiro libero per Mortara, poi il possesso ancora Mortara dopo il canestro di Grampa. 24 Mortara, 42 Cerminate che sta dilagando in questo secondo quarto. 4 minuti e 6 secondi, Zanatti sta cercando di usare testa e concentrazione. Si torna in campo dopo il secondo time out chiamato dal coach Mortarese, quindi rimessa tecnico a Tremolada per espressione, diciamo, espressione blasfema, poi quindi se ne incarica Basani del tiro libero e poi si riprenderà con la rimessa a fondo campo per Mortara dopo il canestro subito. Sì, si è sentito fino a qua un porto del tiro. Assegno Basani che Mortara si sblocca da quota 24. L'ha anche identificato. Si prende con la rimessa da fondo campo dopo il canestro subito, si incarica della rimessa Monacelli, Zanatti ha provato a scuotere un po' i suoi ragazzi che oggettivamente stanno andando male in attacco e malissimo in difesa, ha subito 42 punti in 16 minuti. Palla in mani di Sacchi, passa a metà campo, la palla è per Leonati, sale per ricevere Basani seguito da Giovanni Romeo Longhena, si apre Sacchi che si alza da 3 punti e va a segno. 28 Mortara, 42 Cerminate. Giovanni Romeo Longhena ha sbagliato, ha preso il suo rimbalzo e ha ripartito. Monacelli commette fallo su Grampa e se ne accorge. Primo fallo per lui, secondo fallo di squadra per Mortara. 3 minuti e 35 secondi alla fine di questo secondo quarto. Palla nelle mani di Grampa che si effettua nella rimessa. Sale e riceve Pellizzone frangiato da Basani, ancora Pellizzone, sempre Basani con lui, la palla è per Monacelli, ancora i due, Pellizzone si alza un'altra volta da 3 punti, stavolta non va, Garcia tocca, tiene in campo il pallone, lo aiuta Lonati, palla per Basani, pronto a tornare Verga, da Basani a Monacelli, su lui c'è Pellizzone,
lo scarico per Lonati da questi Sacchi che va in penetrazione, scarica per Basani che finta, poi va in penetrazione anche lui, stoppato sulla recupero, qui altra forzatura inutile del play argentino. Lonati scuote i suoi, lascia perdere, palla per Romei Longhena da queste Pellizzoni, sale per ricevere Tremolada, fronteggiato da Lonati, si alza per tiro a tre punti, non vale anche stavolta, Garcia rimbalzo a posizione su tutti, recupera il pallone, serve Sacchi, riparte Mortara, Sacchi si alza da 5 metri, il tiro è lungo, Lonati non ha posizione, c'è solo Tremolada, altra scelta forzata di Mortara, palla per Giovanni Romei Longhena, tiro da 2 punti e va a segno anche Giovanni Romei Longhena. È entrato Mortara, 44 Cerminati, 2 minuti e 16 secondi a finire questo secondo quarto, palla nelle mani di Sacchi, Mortara non riesce ovviamente a vinare perché soprattutto non difende, palla per Monacelli fronteggiato da Pellizzoni, va a forzare la conclusione della giocata Monacelli, fallo è del numero 12 Pellizzoni, si era accusato Romei Longhena ma è Pellizzoni, cambio, primo fallo per lui, cambio per la formazione ospite, torna Verga, vediamo che lascia il campo Pellizzoni. Tiro libero aggiuntivo per Monacelli. A segno. 31 Mortara, 44. Dai! 44 Cerminati, Basani in marcatura su Grampa. Fallo ancora di Basani. Secondo fallo per lui. Zanellati dice ma che fallo è? Ovviamente dopo quel richiamo un po' fiscale questa chiamata, tant'è, secondo fallo di Basani, terzo fallo di squadra per Mortara, altri 18 secondi perché per l'azione, riparte Grampa da questa Giovanni Romei Longhena, fronteggiato da Mattia Sacchi, arriva il blocco di Tremolada, la palla è per Grampa, Monacelli tenta l'anticipo su Verga, non lo trova, la palla è per sfonda, fallo in attacco di Tremolada, fallo numero 15, fallo in attacco con un buono il canestro, cambio, esce Tremolada e intorno a Broggi, quindi quintetto più piccolo per la formazione ospite, la rimessa laterale perché era fallosa non a seguito di canestro, si incarica la rimessa a Monacelli, pressione di Verga a tutto campo su Sacchi, Sacchi fallo di Verga, due liberi per Sacchi perché è buono speso la formazione ospite, sta dando indicazioni su come posizionarsi in fase di marcatura sugli avversari, due liberi per Mattia Sacchi dopo il fallo di Verga, a segno il primo libero di Sacchi, ancora un tiro libero per il numero 3 Mortarese, a segno anche il secondo, 33 Mortara, 44 Cerminati, 1 minuto e 35 secondi alla fine di questo secondo quarto, palla in mani Grampa fronteggiato sempre da Basani, sale per ricevere Verga, batte la difesa morbida ennesima volta di Mortara e va a appoggiare due punti facili, palla in Monacelli fronteggiato da Broggi, Monacelli scarica per Sacchi, vorrebbe Garcia, trova ancora Monacelli che finta il tiro a tre, va in penetrazione sul classico arcobaleno, ancora segno Monacelli, 35 Mortara, 46 Cerminati, un minuto in questo momento alla fine del secondo quarto, palla di Broggi, palla per Grampa che si alza da tre punti, tira cortissimo, Lonati a rimbalzo, esce vincitore, palla per Sacchi, da questi a Monacelli che vorrebbe, non riesce a sfruttare la superiorità, va da Garcia, ancora Sacchi, decide di tirare da 9 metri e va a segno Mattia Sacchi, 38 Mortara, 46 38 Mortara, 46 Cerminati, 39 secondi e un centesimo alla fine del secondo quarto e coach Spinelli ha ancora un time out e lo utilizza.
Si torna in campo dopo il secondo time out chiamato da Coach Spinelli, 38 Mortara, 46 Cerminati, 39 secondi e un centesimo alla fine di questo secondo quarto. Viene comunicato anche a Coach Spinelli che ha esaurito i time out. Si riprende dopo il tiro da tre punti di Sacchi, rimessa da fondo campo per la funzione ospite. Ricordiamo, Mortara non ha ancora speso il bonus, dall'altra parte il bonus speso a qualche minuto. Rimessa nelle mani di Verga, pressione sul... La palla è per Grampa, fronteggiato da Basani. La palla è per Broggi, su di lui c'è Monacelli. Passa da metà campo entro gli 8 secondi Broggi. La palla è per Grampa. Vorrebbe Romeo Longhena, non lo trova per la difesa di Garcia. Romeo Longhena riceve adesso. Poi trova un tiro abbastanza... 38 Mortara, 48 Cerminati, un tiro per Mortara. Tira da 9 metri Sacchi e va ancora a segno. E finisce 41 Mortara, 48 Cerminati questo secondo quarto. Si va all'intervallo lungo, scelta di Sacchi che caldissima. Squadra in intervallo, ci sentiamo alla ripresa. Si torna in campo dopo l'intervallo che ormai è costante 25 minuti, 41 Mortara, 48 Cerminati, si riparte, Mortara in campo con Sacchi, Monacelli, Basani, Garcia e Muzzo, dall'altra parte ci sono Broggi, Verga, Tremolada, Grampa che riceve adesso e Scurati che torna in campo dopo un lungo riposo, palla in mano di Grampa che si alza da tre punti, assegno ancora, mano caldissima quella di Grampa. Palla nelle mani di Basani, da questi a Garcia, Verga si aggrappa a Sacchi che lo fa vedere molto bene, quindi fallo del numero 13 in casacca Cerminate, secondo fallo per lui, primo fallo di squadra per Cerminate in questo quarto, rimessa in attacco per Mortara, se ne incarica lo stesso Sacchi. La palla è per Muzio, Muzio aspetta l'uscita di Basani. C'è Tremolada con lui, decide di tirare da tre punti e non va neanche stavolta. Muzio tocca, sporca il pallone Broggi, rimessa in attacco per Mortara. Veniva fortuna di Basani che non riesce a calarsi in questa partita, così come Garcia. I due argentini stasera sono... La rimessa di Sacchi, sale per ricevere Monacelli, la palla è per lui, arriva il blocco di Muzio. Ancora Monacelli passa, rimane Scurati con lui, si alza da tre punti Monacelli, non va il suo tiro, rimbalzo lungo. Premiato in un primo tempo Basani, poi Tremolada si trova il pallone, prova a sporcarglielo Garcia, poi va sullo scarico di Grampa, va a murarlo. Sembrava Grampa riuscito a rimanere in campo con i piedi, comunque murato da Garcia. Palla ancora per la rimessa da fondo campo con 20 secondi di operazione offensiva di Cerminati, se ne incarica della rimessa Broggi. La palla è per Grampa. Ancora Broggi fronteggiato da Monacelli, arriva l'aiuto anche di Garcia. Lo scarico per Verga, da tre punti non va il tiro, Muzio mette una, non ha posizione, poi va a rendere difficile la giocata Tremolada che sbaglia, palla nelle mani Muzio, da questi a Sacchi, fronteggiato ancora da Verga, la palla è per Garcia che va in penetrazione, sbaglia l'appoggio, Scurati abbassa il braccio e due liberi per Federico Garcia. Due liberi per il lungo argentino. Zanellati chiama la zona in difesa per cercare di... Due liberi per Garcia, che ha avuto un paio di giocate, ma... Ah, segno il primo libero, con molta fortuna va a segno il primo libero di Garcia. Ancora un tiro libero per il numero 14 Mortarese. Ah, segno anche il secondo. 43 Mortara, 51... Cerminati, 8 minuti e 40 secondi alla fine della partita del terzo quarto, la difesa allungata 1-3-1, palla nelle mani di Verga che rischia l'infrazione di passi, va da Grampa che corre su linea di fondo, lo scarico, Basani ci mette una mano, sporca il pallone, rimane la rimessa in la possesso ancora per la funzione ospita, 7 secondi per l'azione offensiva di Cerminati. Davanti alla panchina Zanati la rimessa, l'apertura per Tremolata, no, riceve Scurati, ancora la palla nell'angolo per Grampa, nessuno si è accoppiato col cecchino,
e Grampa punisce in travolta. Il problema degli angoli della difesa zona è che se rimane scoperta sul raddoppio nessuno è andato a chiudere. 43 Mortara, 54 Cermenate, 8 minuti e 12 secondi alla fine del terzo quarto. La palla è per Garcia che va ancora una volta in penetrazione, serve Muzio che non ha un buon controllo, la riapertura per Sacchi, da questi Monacelli, da 3 punti Monacelli, a segno Lorenzo Monacelli. 46 Mortara, 54 Cermenate. Palla nelle mani di Broggi, chiama lo schema, si alza un po' il tono all'interno della palestra, arriva Sacchi, la riapertura per Verga, ancora a 3 punti, non va il suo tiro, rimbalzo di Muzio. Palla nelle mani di Basani, fa ripartire la zona pressione di Mortara. Palla ancora Basani, aspetta il passo sul blocco di Muzio, va in penetrazione, non va a segno, sbaglia l'appoggio, poi sul rimbalzo di Muzio arriva la stoppata di Scurati, Muzio non si è protetto col vetro, rimessa in attacco per Mortara, 14 secondi per l'azione offensiva. Rimessa di Sacchi da fondo campo, 14 secondi per l'azione di Mortara, rimasto sul primo ferro, si apre per ricevere Monacelli che finta il tiro da 3, va in penetrazione, poi interrompe il palleggio, lo aiuta Garcia, Garcia decide di giocare da solo, poi va a scaricare dove non c'è nessuno, altra palla persa in malo modo da Mortara. Questa è la partita proprio, Zanlatti ritorna alla difesa individuale, palla in mani di Grampa, lo aspetta Basani, c'è l'uscita di Verga, la palla è ancora in mani di Grampa, da questa è Tremolada, sempre la Tremolada va ad appoggiarsi a Broggi. Broggi fa uno slalom in mezzo all'area, poi arriva Garcia che lo mura a due mani, 2 secondi per l'azione offensiva di Cermenate, 2 secondi per l'azione offensiva della formazione ospite, vediamo chi si incarica di effettuare la rimessa, se ne incarica lo stesso Broggi, vorrebbe la palla Tremolada, invece vada ancora Tremolada che riesce a mettersi a posto per tirare anche bene. Sacchi recupera su Verga che non spinto, altro fallo di Verga. Quindi, terzo fallo di Verga, torna Pellizzoni, si prende la messa a fondo per Mortara, si incarica Sacchi che va da Basani, scambio di 2, la palla in mani di Mattia Sacchi, contesa da Pellizzoni, scambia ancora la palla per Basani, arriva il blocco di Muzio, Basani va in penetrazione, poi si scarica, si arresta, va da Sacchi, fronteggiato da, un po' complicata l'azione di Mortara, alla fine della fiera dovrà tirare Sacchi da 2 punti e va a segno Mattia Sacchi, un po' complicata ma produttiva. 48 Mortara, 54 Cermenate, 6 minuti e 24 secondi alla fine di questo terzo quarto, palla per Scuratti, arriva Tremolada in recupero, rimane Muzio con lui, la palla ancora per Grampa che va in penetrazione, va per terra, palla per Broggi, tiro da 3 punti non va, rimbalzo, esce Monacelli, palla in mano, inizia a ragionare, va da Basani vorrebbe sfidare la difesa, poi è fronteggiato Tremolada, rischia di ingamberarsi, ancora la palla nelle mani del play argentino che poi non ha l'aiuto, va da Sacchi, 7 secondi, Mortara non ha costruito nulla, Sacchi dovrà forzare, fallo in attacco di Sacchi, altra brutta giocata offensiva da Fronzano, cambio, esce Scurati, torna Romeo Longhena, Agostino Romeo Longhena, palla nelle mani di Broggi, quindi Mortara aveva l'opportunità di avvicinarsi ulteriormente, brutta palla persa in attacco, sembrava un contropiede, poi non ha concluso nulla, palla nelle mani di Broggi, da queste Pellizzoni, fronteggiato dallo stesso Sacchi, sale per ricevere Grampa, lo aspetta Basani, arriva il blocco, ancora Pellizzoni che va in penetrazione, gli sporca il pallone Basani, lo recupera un'altra volta Monacelli, aspetta il blocco di Garcia, poi vorrebbe giocare a 2 col suo lungo, la palla è per Muzio che scarica per Sacchi, non ha un gran controllo Sacchi, quindi non può utilizzare, palla per Monacelli che rischia di perderla, non la perde, è bruttissima, palla in attacco di Mortara, altro è fallo di Basani che ha spinto un altro
bruttissima giocata offensiva di Mortara, che terzo fallo di Basani, rimessa da fondo campo per Zanella, dice passare prima, terzo fallo di Basani, 48 Mortara, 54 Cerminati, 5 minuti e un secondo alla fine del terzo quarto. Mortara ha avuto almeno un paio di occasioni per cercare di accorciare ulteriormente il divario, ha avuto via due palloni in attacco mortiferi, non riuscendo neanche a concludere in tutte e due le occasioni. Rimessa da fondo campo per la formazione ospite, se ne incarica Brogi, sale per ricevere Grampa, fronteggiato sempre da Basani, passa ancora Brogi sul blocco, rimane Monacelli con Grampa, lo batte sul primo palleggio, poi lo scarico per nell'angolo per Pellizzoni da due punti, 48 Mortara, 56 giornate, pronto a tornare in Vernizzi dopo i due falli del primo quarto, palla nelle mani di Sacchi, da questi a Muzio, ancora Monacelli, altro rischio, poi trova Monacelli in salto, trova Muzio, Muzio riesce a capire il tabellone, a trovare due punti, palla nelle mani di Brogi va in penetrazione, poi scarica per Grampa, che vorrebbe, non ha l'arco del tiro a tre punti, poi si alza da due punti e va, non va a segno, rischiano di impasticciarsi ancora una volta, sfortunato Grampa stavolta, fortunata Mortara che poi ha rischiato di regalare un'altra volta il pallone, palla in mani di Basani, passa nel metà campo il paio argentino, lo fronteggia proprio Grampa, qui va da Muzio che non abbiamo ben capito cosa vuol fare, poi arriva Basani che sbaglia la conclusione, rimbalza di Tremolada, c'era un tocco probabilmente su Tremolada. Altra giocata assurda di Mortara, nessuno è andato a coprirsi in difesa, 50 Mortara, 58 Cerminate, 3 minuti e 36 secondi alla fine di questo terzo quarto, palla per Monacelli, cosa è successo? C'è un piccolo problema per Tremolada che deve lasciare il campo, sanguina, quindi cambio, vediamo, cambio anche per Mortara, esce Basani che in questa partita non c'è entrato, entra in Vernizza, l'altra parte entra, rientra in campo Giovanni Romeo Longhena, rimessa è laterale, dice la coppia arbitrale, non a fondo campo, se ne incarica proprio lo stesso Invernizzi, dai Brunino, rimessa di Invernizzi nelle mani di Sacchi, palla sul blocco di Muzio, Sacchi va in penetrazione, poi butta via l'altro ennesimo pallone buttato via da nessuno di Mortaresi, va a rimbalzo, veramente stasera l'unica cosa che meritano è di perdere, perché oggettivamente non si può giocare una partita in questa maniera, è la terza azione offensiva in cui non riescono neanche ad andare a tirare, non a concludere, a tirare, vanno a cercare delle cose assurde, Sacchi si alza da tre punti e va a segno, 53 Mortara, 60 Cermenato, però è in difesa che deve, non deve passare, è pronto a tornare Andrea Facchi, palla per Pellizzoni arriva al blocco di Agostino Romeo Longhena, scarica ancora per Brogi, da questi a Agostino Romeo Longhena sotto canestro, lo scarico per Giovanni, arriva Garcia che stoppa il giocatore, per l'arbitro il tocco è falloso, secondo tutti i mortaresi no, però fallo di Garcia, tre liberi per Giovanni Romeo Longhena, torna Tremolada, qui è stato sotturato l'infortunio, torna, esce Sacchi e entra Andrea Facchi, tre liberi per Giovanni Romeo Longhena, a segno il primo, ancora due tiri liberi per lui, non va al secondo, ancora un tiro libero per il numero 10, ancora un libero, cortissimo rimbalzo di Invernizzi, passa la metà campo, palla per Monacelli, arriva il blocco di Muzio, Monacelli si nasconde dietro, poi interrompe il palleggio, va da Muzio, il tiro, probabilmente qui c'era fallo di Garcia, ma Muzio ha forzato un'altra conclusione, Mortara sta pasticciando in attacco in maniera impressionante, oggettivamente la sconfitta per come sta giocando ci può stare tutta, ci sta tutta, certo sarebbe pesante soprattutto perché poi adesso Mortara dopo questa è attesa da tre trasferte consecutive, arriva Tremolada da tre punti, non va il suo tiro, il rimbalzo di Monacelli che controlla il pallone, deve passare a metà campo nel cannone del secondo, va da Garcia, Garcia palleggia, rischia di perdere la palla, va da Andrea Facchi,
vorrebbe Monacelli, Giovanni Romero Anghini lo tiene per la maglia. Ancora lungo. Fondamento di Tremolada. Invernizia a posizione, lo guadagna. Bruno, sei un attore, ha fatto una roba che... Bonus peso con questo fallo dalla formazione. Si deve asciugare il parquet dove è andato per terra Invernizia sulla difesa. Un po' abbondante questa chiamata della coppia arbitrale, ma tant'è. Si può tornare. Viene richiamata dalla panchina la coppia arbitrale per il fallo. La palla è per Invernizzi, da questi a Monacelli, anzi no, la palla è per Andrea Facchi che passa nel metà campo. Si arresta oltre nel metà campo Andrea Facchi, la palla è per Invernizzi che va in penetrazione di Giorgio Pizzoni. Ancora Muzio. Muzio la tira letteralmente sulle gambe di un avversario. Questo è l'intimo di non esserci con la testa. Invernizzi va in penetrazione e trova canestro e fallo. Gran giocata del capitano. Fallo del numero 12, anzi no, viene dato fallo al numero 20 Romeo Longhena, sì. Tiro libero aggiuntivo per Invernizzi, che è quello che ci ha più creduto in questa azione. Muzio ha letteralmente scaricato il pallone sulle gambe dell'avversario, fortunatamente. Tiro libero aggiuntivo per Invernizzi. A segno, 56 mortale a 61. Cerminate, 1 minuto e 14 secondi alla fine di questo terzo quarto. Invernizzi in marcatura su Grampa. Arriva il blocco Romeo Longhena che allarga un po' troppo i gomiti. Palla per Tremolada, lo scarico per Romeo Longhena. Il tiro è cortissimo, Muzio lotta, Invernizzi tocca ma recupera Grampa. Ancora Tremolada che poi lo scarica nell'angolo per Pellizzoni. Non va il suo tiro, rimbalzo di Invernizzi che corre velocemente il campo. Si arresta, scarica per Garcia, da questi a Monacelli, fronteggiato da Giovanni Romeo Longhena. Passa sul blocco. Forzatura di Monacelli. Fallo di Garcia su Tremolada. Era intervenuto anche Muzio, ma il fallo. Forzatura di Monacelli in questo caso. Secondo fallo di Monacelli. Cambio, esce Tremolada, torna a Broggi. 56 Mortara, 61 Cerminante. 35 secondi e 2 centesimi alla fine di questo terzo quarto. Bonus peso anche la Mortara con questa azione, rimessa nelle mani di Grampa, sempre a pressione tutto campo di Invernizzi che poi arretra oltre la metà campo. La palla è per Giovanni Romeo Longhena, lo aspetta Garcia, la palla è ancora per Grampa, arriva il blocco di Agostino Romeo Longhena che poi va via. Lo scarico ancora per Broggi. E Mortara difende bene, non trova il ferro la palla di Broggi, quindi 9 secondi e 4 centesimi per chiudere il quarto. Cambio, entra Caroli, entra Luca Caroli, esce Broggi. Riprendili. E viene richiamato anche il tavolo perché... Sta seduto, non per i coglioni. Non viene concesso il cambio a Cerminante, neanche a Mortara. Oggettivamente a gioco fermo ci poteva stare, comunque tant'è. Rimessa di Invernizzi che corre velocemente il campo. Sbaglia anche Muzio dopo l'errore di Monacelli. Finisce il quarto, 56 Mortara, 61 Cerminante. Monacelli chiedeva un fallo, per l'arbitro non l'ha di fatto. Si torna in campo per l'ultimo quarto di questa partita, 56 Mortara, 61 Cerminante. Mortara è in campo con Garcia, Invernizzi, Basani, Muzio e Andrea Facchi. Dall'altra parte ci sono Agostino, Giovanni Romeo Longhena, Grampa, Broggi e Tremolada.
rimane Sacchi in panchina, è andato a rifiatare Monacelli che ha cercato di tirare un po' la carretta in tutta la prima parte della partita. La rimessa nelle mani di Andrea Facchi, da questi a Basani che si incarica così del gioco, da Muzio che ha sbagliato l'ultimo tiro, sale Andrea Facchi che si alza subito da tre punti, pietrata di Andrea Facchi, lottano a rimbalzo Morteresi ma la palla è nelle mani di Cermenate, palla nelle mani di Broggi. Invernizzi prova a cercare, palla per Giovanni Romeo Longhena che va in penetrazione, trova il fallo di Muzio. Giocata confusa di Giovanni Romeo Longhena, però alla fine della fiera ha ragione lui perché trova il fallo di Muzio. Un po' pasticciata la giocata, ma tant'è. Due liberi per il numero 10. Ah, non va il primo, ancora un tiro libero per lui. Assegno il secondo, 56 Mortara, 62 Cermenate, 9 minuti e 35 secondi a fine della partita, palla nelle mani di Basani che in questa partita insieme a Garcia non c'è mai entrato, vorrebbe Invernizzi, trova Muzio molto lontano a canestro, palla è per Garcia che poi con un giro un po' complicato va a trovare il fondo della difesa, palla nelle mani di Tremolada che passa, palla ancora Giovanni Romeo Longhena, da questi a Broggi, su lui è rimasto in marcatura invertita, sale per Agostino Romeo Longhena in marcatura, poi lo scarico è proprio per il numero 20, non c'è, difesa a retto, quindi palla persa in attacco dalla formazione ospite. Basani e Muzio spiegano su come gestire l'azione offensiva e nella precedente, palla nelle mani di Basani, riparte l'azione offensiva di Mortara, la palla è per Muzio, aspetta l'uscita di Garcia, da questi ancora Basani che finta decide di tirare, non va, tirò a tre punti, va ancora Garcia in penetrazione, e altri due punti di Garcia, 60 Mortara, 62 Cerminato, 8 minuti e 42 secondi a fine della partita, palla nelle mani di Broggi, Broggi va in penetrazione, trova il canestro e fallo, è arrivato tardi la difesa di Garcia, potenziale gioco da punti del numero 5, fallo del numero 14. Non è che può giocare bene domani. Assegno. Giocare bene stasera, magari questi ultimi 8 minuti. 60 Mortara, 65 Cerminate, 8 minuti e 33 secondi alla fine partita. Palla in mani di Muzio, vorrebbe Facchi, trova Garcia. Molto lontano canestro, su dice Tremolada. Basani vorrebbe giocare ancora con il suo numero 14. Va a spalla a canestro contro Grampa. Poi serve Muzio tutto solo che va a appoggiare due punti. Palla nelle mani di Grampa, riparte l'azione offensiva. Palla di Grampa, Grampa va in penetrazione, scarica per Tremolata, da tre punti non va, tocca Invernizzi che la recupera in due tempi, palla nelle mani di Basani che corre per Garcia. Garcia, gran giocata Mortarese con Invernizzi che si protegge e va a segnare. 64 Mortara, 65 Cerminate, 7 minuti e 48 secondi alla fine della partita, palla per Grampa, gliela sporca Basani in un primo tempo, la recupera Broggi in un secondo, va in penetrazione, poi si scarica ancora, la riapertura per Grampa che va ancora a segno da tre punti. Palla nelle mani di Muzio, da questi a Invernizzi, ancora Basani che va ancora da Garcia, la palla è per Muzio sulla lunetta, non va il suo tiro, tocca Garcia che si allaccia con Tremolada, palla nelle mani di Spinelli, ha qualcosa da dire per il fallo, si trattenevano entrambi, palla nelle mani di Broggi, da questi a Giovanni Romeo Longhena franciato da Andrea Facchi, arriva il blocco di Agostino Romeo Longhena, la palla è per Tremolada, ancora il numero 20 spalla canestro, va da Broggi che finta il tiro, la difesa di Mortara la meglio un'altra volta, recupera il pallone a Garcia, palla per Invernizzi,
che non ha la possibilità nel canestro, va da Basani che finta il tiro da tre punti. Fallo di Romeo Longhena che va a difendere sul blocco, si sposta. Quarto fallo per lui, primo fallo per formazione ospite in questo secondo quarto. Pronto il cambio, torna Scuratti, esce Romeo Longhena, Agostino Romeo Longhena per la prigione, aggravato dei quattro falli. Palla nelle mani di Andrea Facchi, sale per ricevere Basani, la palla è per il play Mortarese che va. Non può tagliare. L'ubriaca. Ubriaca Scuratti, 66 Mortar, 68 Cerminate, 6 minuti e 23 secondi alla fine della partita. Basani in marcatura su Grampa. Lo scarico per Tremolada. E poi arriva Garcia in recupero, va a stoppare Tremolada. E quindi però 11 secondi per l'azione offensiva ospite. Time out chiamato da coach Pinelli. Si riprenderà con la rimessa a fondo campo per Cerminate dopo la difesa di Mortar. Pronti a tornare in campo dopo il time out chiamato da Cospinelli, 11 secondi per l'azione offensiva di Cerminato per la stoppata di Garcia in recupero su Tremolada. Le squadre tornano in campo in questo momento. Rimessa se ne incarica Broggi, si apre per ricevere Grampa, la palla è per Scuratti che non va a segno la formazione ospite, corre, palla in mani di Basani che decide di far tutto da solo, poi scarica per Andrea Facchi, il tiro di Facchi non va, Muzio lotta a rimbalzo ma la palla è nelle mani di Giovanni Romeo Longhena, da questi a Grampa che decide di ragionare un attimino. Pronto a tornare Mattia Sacchi dall'altra parte, sì, palla nelle mani di Tremolada, palla per Broggi, Broggi vorrebbe Scuratti, spalle a canestro contro Garcia che tiene due volte i colpi del lungo ex Cantù. Palla nelle mani di Garcia, aspetta l'uscita di Andrea Facchi, ancora Basani che finta il tiro da tre punti, poi gioca con Muzio che sbaglia clamorosamente, la recupera, la perde, la recupera, la perde. Pronto un doppio cambio, escono i Vernizzi e Andrea Facchi, tornano Sacchi e Monacelli. Certo Muzio ha avuto due volte la palla in mano, l'ha persa un'altra volta, brutta scelta, altra brutta azione. Dai! Si riprende con la rimessa da fondo campo di Giovanni Romeo Longhena. La palla è per Pellizzoni che finta, poi rimane con la palla in mano. La palla è per Grampa, pronunciato da Basani. Da questi è Tremolada, ancora Grampa, vorrebbe la palla Scuratti. Gran giocata di Grampa, ottimo taglio sulla linea di fondo di Tremolada. Mortare un'altra volta, si va da Bavarini di vedere, Mortare non riesce proprio a giocare. Palla ancora per Muzio, aspetta l'uscita di Monacelli, arriva invece in emergenza, arriva Sacchi che recupera il pallone, fronciato da Pellizzoni.
arriva Scuolati che abbassa le braccia, dà un colpo al braccio del numero 3, quindi recupera il pallone Mortara. 4 minuti e 31 secondi alla fine della partita, rimessa di Monacelli da fondo campo, secondo fallo di Scuratti. Si apre Sacchi per ricevere, la palla è per lui, si alza subito da due punti, non va il suo tiro, Muzio ancora una volta mette una mano sola, non si capisce perché va a rimbalzo con una mano sola, il giocatore gliela porta via ancora l'attacco di Cermenate che recupera il pallone, riparte Grampa. La palla è ancora per Pellizzoni. Il tiro è corto, l'ultimo tocco è di Garcia, giusto, non è d'accordo il pilota argentino, ma mi sembrava di sì. Ancora. La palla è per Grampa, che scarica ancora per Pellizzoni, arriva il blocco di... perché Tremolata ha recuperato il pallone, ha cercato una giocata complicata, palla nelle mani di Sacchi che va da Monacelli, arriva il blocco di Garcia, passa Monacelli che poi si ritrova davanti Tremolata, deve andare ancora a Sacchi. Mortara non ha costruito nulla in questa azione, mancano 5 secondi, poi Garcia tenta un gancio, inquadra malapena il ferro, brutta giocata offensiva di Mortara, troppo tempo con la palla ferma, palla nelle mani di Grampa, ancora Grampa che va in penetrazione, poi scarica per Tremolada, la palla è per Scuratti sotto canestro, resiste, la palla è per Giovanni Melonghena, ancora Grampa, falsi di Grampa che cercava l'appoggio su Sacchi che si è tolto, quindi time out di Cozzanellati. Palla persa da cosa terminate. 3 minuti e 8 secondi alla fine di questa partita intensissima, 66 Mortara a 70 Cermenate. Pronti a tornare a giocare dopo il time out chiamato Cozzanellati, 66 Mortara, 70 Cermenate, 3 minuti e 8 secondi alla fine della partita, si riprenderà con rimessa per Mortara dopo la palla persa in attacco da Grampa. Trazione di passi, va cercato l'appoggio sulla schiena su Sacchi, Sacchi si è tolto, gli ha tolto letteralmente la sedia, come si suol dire. E quindi... carica Sacchi di effettuare la rimessa. Indicazioni. Dai ragazzi, dai, dai. La palla è per Basani. Chiamano schema il play argentino. Passa nel metà campo, questo è incontrato da Grampa. Arriva Garcia, fronteggiato da Tremolada. La palla è per Muzio, da questi ancora Basani. Arriva ancora Muzio a portare il blocco. Passa dall'altra parte i due giocatori. Raddoppiato Basani, palla 6 secondi. Dovrà forzare Basani. Forse non arriva neanche alla retina, altra brutta giocata di Mortara, a ennesima azione forzata, inutile, palla in mani di Grampa pronunciato da Mattia Sacchi, passa sul blocco di Tremolada, ancora tira da tre punti, non va, rimbalzo di Garcia, palla nelle mani di Basani, passa da metà campo Basani, va da Monacelli, alza da 6 metri, non va il suo tiro, Muzio stavolta a posizione, fallo di Scuratti che trattiene Muzio, quindi rimane in attacco Mortara, terzo fallo di Scuratti, terzo fallo di squadra anche per Cermenate. L'arbitro richiama i due giocatori, Pasqua, facciamo i bravi, se le stanno dando di santa ragione. Domani è venerdì santo. Ma sono due lunghi, cazzo. Ah, sei giocare, cosa vuoi che facciano? Cazzo, la briscola di sotto.
si riprende con la rimessa di Sacchi, arriva Monacelli che riceve il pallone, la palla è per Muzio, ancora Monacelli, francobollato da Giovanni Romeo Longhena che usa un po' troppo i gomiti. Monacelli va a segno. 68 Mortara, 70 Cerminate, 2 minuti tondi tondi alla fine della partita, palla in mano in grampa, la palla è per Giovanni Romeo Longhena, sale per ricevere Pellizzoni fronteggiato da Sacchi, ancora i due lunghi, sto canestro se le stanno dando di santa ragione, però è nello Pellizzoni da 3 punti, a segno, Muzio non è uscito sull'aiuto, poi è rientrato e Pellizzoni ha piazzato la bomba, palla in mano di Basani, da questi a Monacelli. Finta il tiro da tre Monacelli, poi va da Basani, ancora Garcia, Giovanni Romeo Longhena. Tocca Muzio che non tiene neanche questa, però lo salva il fatto che l'ultimo uscire con la palla in mano è tremolato dopo l'errore di Garcia. Ancora un'azione, poi si rimortara, rimessa ancora di Sacchi. Palla per Basani che finta il tiro da tre. Va in penetrazione, si apre da 2 punti, non va il suo tiro, va per terra, il fallo di Garcia sul rimbalzo. Non è convinto, il palla persa, palla persa, è andata da Mortara. 68 Mortara, 73 Cerminate, 1 minuto e 19 secondi alla fine della partita. 3 falli per entrambe le squadre, pressione a tutto campo da una parte e dall'altra. Si asciuga intanto il pallone. Si mette la mascherina, guarda, non ce la fa. Si va a asciugare il perché dove è andato per terra tremolato. Si riprende a giocare dopo il fallo di Garcia, quarto fallo per lui, la rimessa è per Grampa, la palla è per Giovanni Romeo Longhena, pressione tutto campo, ancora Grampa che fa passare il tempo, lo scarico per Giovanni Romeo Longhena da 3 punti, non va il suo tiro, la palla è per Monacelli. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Gran palla di Garcia per Muzio che segna. 70 Mortara, 73 Cerminate, 43 secondi e 3 centesimi a fine della partita dopo il canestro di Muzio. Time out di Cospinelli, si riprenderà. Time out esaurito, si torna in campo per questi 43 secondi e 3 centesimi, 70 Mortara, 73 Cerminante che ci hanno dato la palla in mano dopo il canestro in Muzio. Donati ha scosso i suoi ragazzi. Rimessa Giovanni Romeo Longhena, fa fatica ma la recupera Grampa che poi prova a scappare alla difesa di il Mortarese, fallo di Monacelli, anzi no, di Basani, fallo di Basani, ma bonus d'amore in questo momento, ma oggettivamente quarto fallo per lui, si riprenderà a giocare con altri 18 secondi per azione offensiva ospite.
palla in mani di Grampa e Muzio va a commettere una sciocchezza, perché oggettivamente non può porgli il gomito, assolutamente non si non può andare a difendere. Due liberi per Grampa dopo il fallo di Muzio, un fallo altamente regalato. Mortara in bonus. Assegno il libero di Grampa. Ancora un tiro libero per lui. Assegno anche il secondo. 70 Mortara, 75 Cerminate. Dopo il due time out di Zanella. Nati sta disegnando gli ultimi, dando le ultime indicazioni ai suoi ragazzi su come giocarsi questa azione offensiva. Vediamo, attacco viene dato, in attacco, quindi 14 secondi per azione offensiva di Mortara. Cerminate ha ancora un fallo da spendere prima del bonus. Incarica Sacchi della rimessa, va da Basani, che finta, va da Muzio, Muzio a segno. Fallo di velocissimo di Mancelli su Grampa, altre due libere per lui. Assegno il primo libero di Grampa con un po' di fortuna. Quando vai dentro non c'è più, adesso bisogna vincere due fuori. Non bisogna dire anche una. Ma comincia a vincere due. Assegno anche il secondo. Altro time out di Zanellati. Ma 23 secondi, 4 centesimi, 72 Mortara, 77 Cerminate. Riparte in attacco, quindi 14 secondi per azione offensiva di Mortara, che poi dovrà cercare di difendere. Non ha più time out nel lato dopo questo. Quando scende all'inferno poi non sai mai cosa trovi. Peccato perché nei primi tre tutti la via non si qui rischi di migliorare. La rimessa per Basani, gliela tocca Tremolada, la recupera Basani ma perde qualche secondo. Antisportivo. Destra, destra,
antisportivo di Scurati addirittura. Nel segno 2 sei a meno 3. Antisportivo, due liberi e possesso per Mortara. Oggettivamente un po' complicata. Antisportivo a Scurati. Due libere per Basani dopo l'antisportivo fischiato a Scurati. Assegno il primo libero. Non va al secondo, questo potrebbe essere la fine perché... Mortara ancora rimessa in attacco con 15 secondi e 16. Pestato la riga clamorosamente. È uscito clamorosamente Garcia, gli arbitri non hanno visto, fallo di Scurati, altre due libere per Mortara. Quinto fallo per lui, oggettivamente è uscito tutto al piede. Coppia arbitrale che in questo caso ha sbagliato. Quinto fallo di Scurati, ma questo è un regalo. Potrebbe non bastare comunque a Mortara perché Garcia è nettamente uscito dal campo per l'ennesimo. Assegno il primo libero. Ma poi Garcia recupera il suo rimbalzo, poi lo scarica fuori, fallo di Sacchi. Oggettivamente non si è capito Garcia cosa è andato, ha recuperato il rimbalzo, poi è andato a scaricare per nessuno, quindi due fallo poi di Sacchi su Romeo Longhena, due liberi per il numero 10. Non va il primo libero di Romeo Longhena, un fallo di gioco normalissimo. Ancora un tiro libero per il numero 10. Assegno il secondo. Bonacelli dovrà tirare da tre punti. Va a segno. E qui pesa tantissimo l'errore della coppia arbitrale con il canestro di Pellizzoni da tre punti nel primo quarto, perché Mortara trova il canestro di Monacelli, l'errore dell'arbitro con Pellizzoni che ha un piede dentro di mezzo metro, l'arbitro da canestro a tre punti e un canestro adesso a un secondo e tre centesimi a fine della partita potrebbe pesare. Adesso si ritorna in campo dopo il time out, un secondo e tre centesimi, 77 Mortara, 78 Cermenate, che però ricordiamo qui ha un peso, a questo punto ha un peso notevolissimo, l'errore arbitrale, la rimessa di Giovanni Romeo Longhena, la palla per Pellizzoni, finisce la partita, anzi no, subisce il fallo. Fallo viene dato a Monacelli, quindi quando mancano due centesimi. Due liberi per Pellizzoni, viene dato due centesimi poi da giocare. Però scusa, era in cronometro, non è corretto.
Si discute ancora sulla durata del tavolo. Due tiri per Pellizzoni, può anche permettersi di sbagliarli tutti e due, soprattutto il secondo. Segna il primo per sicurezza. Non vale così. No, non può partire il tabellone. Due centesimi, adesso 6, 7, è suonato il tabellone, ma ha preso il tabellone, deve prendere il ferro. Devi prendere e tirare, cioè si perde questo qua, devo dire, se perde il gas. Oh. Adesso confetti dal cilindro, dice, perché non si tira la palla così. Ti regalo un bono che ci vuole poco. Ma tu fai? È partito il tabellone, ma non deve partire. Due centesimi. Due centesimi. È partito il tabellone, ma non doveva partire perché non ha toccato il ferro. Devi fare al volo. No, basta che... Come scusa. Ma ci sono. Un centesimo. Ce l'ha fatta. Ha fatto la rimessa. Vediamo cosa c'è. Lui è 2:17, 2:16. Finisce qua, Cerminate con merito sbanca il palasport di Mortara. Mortara ha giocato una partita pessima per due quarti, si è ripresa ma ha anche pasticciato troppo in attacco, sicuramente non è una passio serena quella che va a trascorrere. Alla fine della partita Cerminati non ruba nulla, anche se diciamo in pesante sulla finale l'errore della coppia arbitrale che ha segnato un canestro da tre punti a Pellizzoni quando aveva un piede nettamente dentro al campo. Tant'è, sabato prossimo Mortara dovrà cercare di riconquistare i punti persi a questo punto nelle tre trasferte consecutive, nell'ordine Cremona, poi Nembro, Alzano Lombardo e poi da ultimo a Busnago e poi l'ultimo in casa con Spitaletto. Per questa sera è tutta, alla prossima tra quasi un mese.